Salve a tutti ragazzi, qui è Lassio e oggi tra i nostri video su Inazuma Eleven, il primo Inazuma Eleven. Oggi siamo qui col terzo episodio della serie per fare tutti gli Inazuma che esistono sul pianeta Terra. Oggi siamo qui col terzo episodio, ci eravamo fermati che avevamo sconfitto la Royal Academy in modi proprio legit. Certo, mica perché si sono arresi, no. E adesso dobbiamo scendere giù al piano Terra per andare a vedere la bacheca e dobbiamo fare questa partita di allenamento. Così eravamo rimasti, vediamo. C'è anche Axel. Vediamo. Dobbiamo sconfiggere il club di calcio della Raymond. Se la vedrà con l'Occult. E chissà che squadra sarà. Tu ne sei qualcosa? No, e non mi interessa. Giustamente, perché Axel è sempre distaccato dal mondo del calcio. Però. Ciao Axel, alla prossima. Ci vediamo in una prossima video. E Mark dispiace. No, lascialo perdere. Anche se è OP, non lo vuoi pensare. Cerca il professor Wintersy, che sarebbe, come ricordo, il mister. Oh, ok. Stava sopra, nell'ufficio del direttore. Eccolo! Firewheel! Il direttore. Diciamo che loro stanno parlando della Occult, che mette maledizioni sulle squadre e roba varia. Diciamo, nah, sti cazzi, siamo fortissimi. Ma è la sede del club, ok. Ma guarda chi c'è. Nelly. Naturalmente lei già so tutto. Vittorio Tenuto dice, vabbè, io sono la perfettina, la bambina viziata. Poi alla fine capirà che è una coglione. Ecco, è la breve storia di Nelly. Ok, adesso, da adesso in poi ci sarà la rottura di scatole. Che per fortuna dal go in poi da Inazuma Eleven hanno tolto. Ossia che voi camminate e trovate le sfide a cazzo di cane. Meno male che esiste un oggetto, ma non mi ricordo qual è il nome, che potete non incontrare sfide. Quindi da adesso in poi, noi da qua fuori camminiamo, possiamo incontrare sfide. Quindi non so quante volte da adesso in poi taglierò per queste sfide di merda. Ma ecco, quanto era odiosa sta cosa. Mamma mia, che voi non avete proprio idea. Per fortuna l'hanno tolto, però per i prossimi due Inazuma ci sarà ancora. Ah, oddio. No, siamo di merda. Mamma mia. Vabbè, questa ve la faccio vedere giusto la prima sfida. Però da adesso in poi le taglierò tutte perché veramente. Posso, per fortuna qua sono pure scarse. Bravo Kevin, bravo. Hai vinto, grazie. Mamma mia. Non sapete quanto era odioso. Quindi qui ogni passo deve essere calcolato. Se fai un passo in più, può darsi che ti capita la sfida su quel passo, eh. Oh, ma guarda chi è. Sedia, salve, lei chi è? The Club del giornalismo, Sedia Hills. Ma lei ci ha stalkerato fino adesso. Calmatevi, sì. Adesso possiamo anche ingaggiare giocatori, però mi sembra. Esatto, sono quei giocatori scarsi. Sì. Anche se non sbaglio, qui si poteva droppare Byron. Vabbè, questo poi è molto avanti la storia. Non spoileriamo, ecco. Però mi sembra da qui si droppava, non dai reclutamenti normali. Il fiume è stato aggiunto. No, vabbè, ho raggiunto. Possiamo raggiungere, ecco. Un nuovo posto da visitare. Madonna, pensa si possa attivare. Devi tornare davvero a casa? Ma sai, si è fatto orario, è ora di pranzo. Dai zitto, Kevin, sei uno scarsone. Tutti al fiume. Ma c'è la mappa, sì. Fiume, sbloccato. Ti prego, ma dopo. Questa è proprio lunghissima sta strada. Proprio qua, è proprio sfida 100-100. Ho ottenuto 65 punti passione. Se non sbaglio, questi servono per i reclutamenti. No, i punti passione per i fulmini. Se non sbaglio. Vabbè, poi vedremo anche che cosa serviranno. O era per i reclutamenti, non mi ricordo. I carisma erano per i fulmini. Oh.
Quindi non potete entrare nel campo, ci stiamo allenando. Levate di mezzo, ragazzini. Il campo serve a noi. Che cosa? Perché? Sweet! Oh, ma chi è questo vecchietto? Dovrebbe essere il loro allenatore. Ora dobbiamo fare una partita contro una... Avete capito bene? Una partita. Non una sfida, una partita contro dei bambini. Purtroppo ci hanno scammato i bambini, non ci vogliono del il campo da calcio. Ci dobbiamo allenare. Basta. Però sti bambini, oh, c'era uno. Ah no, quello è più avanti, non sto scherzando. Vedi, io vedi sempre roba che sta male, però è spoiler per chi non ha mai visto il gioco o l'anime. Inazuma Kids. Giustamente, sono i bambini. Schema Raymond. Madonna, Willy mi trigger a guardarlo lì. Non posso sostituire il posto di Axel. Vi dico subito, questa sarà la partita dei poveri proprio. Che nessuna tecnica, qui si fa proprio... come dire, uno tira a caso. Guarda che filtrante. Madonna. Scatta, Kevin. Easy, Kevin. Madonna, che schifo. Indietro, bravo. Tiro. Guarda, guarda che ci crede Kevin. Kevin ci crede, signori. Kevin ci crede. Il portiere ci ha creduto di più, però. Fatto. Kevin, sei una pippa. Sei una pippa, Kevin. Madonna, guarda quello che me l'ha fatto. Madonna, guarda quanto sono forti. La faccia dei bambini. Ma sì, oh, ma sono i boss finali questi. Vai da... Tommy. No, era... Timmy. Madonna, se non mi ricordo il nome. E ce l'ha scritto pure. Attenzione, Kevin. Prova la botta. Pallonetto. Pallonetto tattico alla massima potenza. Vediamo. Easy. Signori, 1-0 di pallonetto. Kevin porta a casa il primo gol. All'ottavo minuto. Attenzione, Steve. Attenzione, Steve, la liscia. Signor Willy, signor Willy, buonasera. Signor Willy, io credo in lei. Bravissimo, signor Willy. Qualcosa è buono a fare, allora. Facciamo un bel... 1-2! Madonna! Glielo tiro in faccia. Con tutta la potenza di Kevin. Proprio lo distruggo. Guarda là, che rovesciata. Signori, 2-0. Stiamo governando questa partita. 3-0 è proprio arrivederci. Scivolata. Guarda Kevin. Ah, mamma mia. Kevin, sono soddisfatto. No, Kevin, però sono dei bambini, poverini. Dai, non ti far male. Di nuovo Kevin. Un altro fallo? No. Signore, andiamo di sfondamento questa volta. Mamma mia. Ehi, Kevin è il boss. Forti, vabbè, hanno delle stazze da bambini. Cioè, hanno un fisico da bambini. No, non volevo tirare. Volevo passare a Willy, ma si è spostata la visuale. Vabbè. Tiro di potenza di Kevin. E il portiere si fa scappare la palla sotto i piedi. Non è vero, gli è passata tipo laterale. Troppo forte. Tripletta di Kevin. Vedete, questa è la partita dei poveri. Non c'è una tecnica. Solo tiri e scatti. Mamma mia. Non so proprio più da giocare così. Mamma mia, Max. Proprio lui. Inizio, vediamo un bello sfondamento di Timmy. Perché lo chiamo Tommy prima? Boh. Attenzione, Timmy. Tra i suoi coetanei. Willy, attenzione, Willy. Madonna, Willy. Ah, io c'ho uno di vantaggio. Cioè, capiamoci, è tipo Willy una merda. Abbiamo capito. Madonna, tiro di Willy. 4-0, gol di Willy. Fortissimo, basta. Alti livelli qua. Basta, si è assegnato Willy. Finire. Beh, io credo che farò un taglio, cioè, perché la partita è stallo oramai. Faccio direttamente la fine e vi porto, perché sennò
È infinita sta partita. Ok, signori, la partita è finita. Come vedete, li abbiamo leggermente devastati con l'ultimo gol di Willy, quindi proprio arati, con Willy che ha segnato. 8-0, vabbè, partita veramente senso unico, cioè, non ha minimamente senso sta partita. Nessuno sa le tecniche, qui capiamoci. Me la chiamate male. Programma, va bene, si chiama programma. Il quaderno di tuo nonno. Sì, sì, possiamo seguire anche il suo programma? Beh, diciamo che il suo programma era per i bambini di 8 anni. Voi ne avete giusto un paio in più. Però la mentalità è sempre quella. Mo' si prendono ammazzate. Rifarcela, minchia, il programma. E se ce la fanno dei bambini di 8 anni, capiamoci bene, credo che ce la fanno loro che ne hanno 12, tipo. Quante ne hanno? 11, 12. Naturalmente Kevin adesso vuole superare Axel. GG. Sì, sì, dice Kevin, perché io non ho la tecnica, che sono l'attaccante della squadra, però Axel ce l'ha e non è nella squadra. Poi gli piace, tu ce la puoi fare. Ricorda, chi crede nel cuore delle carte può sempre... Non è la cosa giusta. Il Dragon Crush. Ce la puoi fare, basta che segui i miei consigli. Segui i miei consigli. Le potenze ti riuscirà davvero? Certo che riuscirai. E va bene, ci provo. Dragon Crash. Eccolo, il draghetto. Bello. Così non basta, serve più energia. Va bene, andiamo aperto. Forza. Certo che ti aiuterò. E mo parte l'allenamento per farci sbloccare. Blocca una mappa dei contatti, parla con Seria. Seria, tu sei lì giusto per niente. E qui vediamo qualcuno che ci sta guardando. Oh oh! Nelly non si fa mai i cazzi suoi. Cosa ci fai qui? Oh, fatti i cazzi tuoi. Io aver domandato, tu no? Tu perché domandare? Io non rispondo. Bravo Axel, bravo. Fagli vedere, madre patria russa. Adesso arriva il fiume, sì, ok. E poi arriva il giorno contro la partita contro la Occult. Domani è il grande giorno! Grazie signor Sweet, ci siamo allenati. Questo potrebbe essere utile, lo sarà naturalmente. Fascia sfarzosa. Camenta? Non mi ricordo. Che cos'è? Perfetto per prima, se ne indossi partitissime persone vorranno sfidarti. Io voglio evitare sfide in mezzo a quanto cammino, figurati aumentare il drop. Certo, certo, Silvio, certo, certo. Certo, Silvio, certo. Come no, subito lo faccio. Aspetta che lo vado a equipaggiare un attimo. Ma vai a cagare. Devi avere due capitani. C'è solo un capitano. Te dice la tutta. E Axia ci spia. Però volevo giocare pure io. Con impressione ci fosse qualcuno. Nah, può sembrare, può sembrare. Relax. Giulia, io voglio giocare a calcio. Vai ad allenarti al fiume. Oh, ciao, siete pronti per l'allenamento speciale? Sì, facciamo sto allenamento, madonna. Il nostro ultimo giorno di allenamento. Sì, veloci. Attenzione, Kevin, tira. Jack la palla. Madonna, Jack è OP. Guarda il Jack. Che pancia, può parare qualsiasi tiro. E non è il portiere. Torniamo a scuola. Sempre tardi, i nostri amici cercano di imparare una tecnica segreta. Oddio, bene, Axel, vedi che lo voleva copiare Axel, però non ce l'ha fatta. Te l'ho mai vinta, vedrai. Dragon Crash. Easy. E l'ha completata. Ce l'ha fatta. Pazzesco, incredibile, pauroso, sconvolgente.
Ce l'hai fatta, Kevin! Ah, ce l'ho fatta! Adesso posso aprire il culaccio. Ah, mi sa di no. Di me passare la guardia. E ricorda di combattere contro i tuoi avversari, non contro i compagni. Bravo! Bravo! Un applauso! Sì, bravo, bravo, bravo. Un evento speciale? In che senso? Ecco, ora abbiamo sbloccato i training point. Sì. Praticamente sono questi fulmini che aumentano i parametri del personaggio. Si deve utilizzare tot punti, mi sembra, carisma. Non mi ricordo ancora. Eccoli qua. Parlando con questi, noi aumentiamo il tiro, l'attacco, la difesa dei personaggi e così via. Sui primi Nazuma, Nazuma 1, 2, 3, non è che conta tanto. Dal Go in poi, più il Cronostone che il Go, perché il Go ma a cazzo di cane, il Cronostone, ste cose contano un po' tio, ste le statistiche. E Galaxy poi non vi dico nemmeno, vabbè, Galaxy è parolone. Ci arriveremo un giorno a Galaxy. Ovviamente ci siamo, sì, il mio Dragon Clash è pronto, il tuo dire era fortissimo, sconvolgente. Giunge Silvia, sei il club. Ok, io raggiungo Silvia. E raggiungiamo, poi prima che inizia la partita terminiamo. Poi è bella. Prendi usando i punti salute, se vabbè c'è ora. Sei pronto? Allora no. Se era questo per startare la partita, pensavo che volesse altro. Sì, perché se non sbaglio ogni volta, ma per startare partite bisogna parlare sempre con Silvia. Vabbè, signori, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci fermiamo a questo punto. Il prossimo capitolo, credo che dopo la partita dell'Occult sbloccheremo il prossimo capitolo. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie mille sempre per chi vede il video fino a questo punto, per chi lascia like, chi si è iscritto, grazie mille. Io vi ricordo che ogni giorno cerco di far uscire gli episodi di Nazuma Eleven, purtroppo diciamo che sto registrando in periodo estate, quindi è neanche difficile registrare, non vi dico montare, fa un caldo bestiale, quindi se al massimo qualche giorno potrebbe saltare un episodio da un altro, però sicuramente usciranno tutte le serie di tutti gli Nazuma, quello è sicuro. Vabbè, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo in prossimo video sicuramente di Nazuma Eleven e alla prossima!